Bene amici di Privati Tech Channel, sono molto felice di essere qui con voi oggi in un nuovo video sull'argomento fai da te, in particolare in un video sull'argomento orto. Seguitemi oggi perché andremo a vedere dalla A alla Z la piantumazione e la coltivazione delle piantine di pomodoro, che qui vedete ho appena acquistato, sono 30 piante per 6 tipologie, per 6 specie diverse che sono andato ad acquistare e sono qui nel baule della mia auto. In particolare seguitemi perché andremo a vedere appunto dalla A alla Z questo processo, quindi la vangatura dell'orto con la mia vanga appunto a mano, processo che sarà eseguito appunto a mano, dopodiché una frezzatura con la mia frezzatrice elettrica Einel, dopodiché la pacciamatura con questo telo pacciamante che qui vedete sono andato adesso ad acquistare e dopodiché ancora la piantumazione delle piantine di pomodoro vero e proprio con la foratura, appunto il taglio del telo pacciamante. In particolare elenchiamo un po' in breve quelle che sono le operazioni che andremo ad eseguire. Come voi vedete nel mio orto è già stato rimosso il telo pacciamante dell'anno precedente, questo l'ho già fatto diciamo off screen, non sono stato qui a farvelo vedere perché è non molto interessante sinceramente, vi ho già piovuto sopra, quindi la pioggia con la sua acidità è già andata a preparare il terreno per la piantumazione di queste piantine, dopodiché sarà fatta la vangatura con la mia vanga, che qui vedete è un processo che eseguirò a mano e che serve appunto per smuovere il terreno e portare il terreno sottostante in superficie e viceversa il terreno che era in superficie portarlo invece nella parte diciamo sottostante del suolo. Questo serve appunto a concimare e preparare il terreno proprio per l'attecchimento corretto delle piantine di pomodoro. Andremo poi a fresare invece il nostro terreno con questa fresatrice elettrica Einel, fresatrice del quale ho realizzato una video recensione, anzi due video recensioni molto diciamo importanti che hanno avuto un discreto successo su YouTube. Si parla di video da parecchie migliaia di visualizzazioni, questo perché sono tra i pochi video in cui mostro con una video recensione il funzionamento di questa fresatrice elettrica Einel con una vera e propria prova sul campo. Vi invito quindi, se non l'avete ancora fatto, io vi lascerò il video nella schermata finale, appunto nelle schede finali di questo video, vi invito quindi ad andare a visualizzarlo. Torniamo invece ora a quello che è il processo di coltivazione e di piantumazione, in particolare delle piantine di pomodoro. Io andrò a ristendere questo telo pacciamante che abbiamo acquistato, eccolo qui, quindi come vi dicevo un nuovo telo pacciamante che siamo andati ad acquistare, proprio perché quello vecchio era ormai forato in diversi punti e non andava più bene per un nuovo utilizzo. Quindi andremo a stendere questo nuovo telo pacciamante sul terreno appena vangato e fresato e andremo in particolare ad ancorarlo. Ad ancorarlo con cosa? Con alcuni picchetti. In particolare questi sono picchetti che ho realizzato io stesso, sono barre d'armatura piegate che andremo con la mia mazzetta appunto a piantare ad esempio agli angoli o dei punti più critici della pacciamatura del telo per far sì che con eventuali intemperie o comunque eventi atmosferici magari un po' più insoliti non si vada a strappare e quindi non vada a rovinare diciamo tutto il mio lavoro di pacciamatura. Quindi andremo a farlo con questi picchetti oppure se voi volete ci sono anche questi tipologie di picchetti che sono acquistabili in qualsiasi ferramenta o una marchetta diciamo un Leroy Merlin o un qualsiasi ricco diciamo sul mercato, che sono invece gli stessi tipologie di picchetti ma già fatti, un po' meno resistenti ma già appunto pronti sempre da poter piantare con la vostra mazzetta. Altra cosa che invece vi faccio vedere sono questi altri picchettini che sono andato ad acquistare invece su Amazon, che invece servono per chiudere, vi faremo vedere poi più nel dettaglio, la X che viene fatta quando viene tagliato il telo pacciamante. Quindi una volta tagliato il telo pacciamante si fa questa X per andare a piantare la piantina al suo interno e con quattro di questi piccoli picchetti si vanno a richiudere appunto questi fori, questo per limitare al minimo anche l'ingresso e la crescita di eventuali erbacce che poi comportano molta fatica nel strapparle, nell'andare a eradicarle ed inoltre portano, diciamo, privano la pianta di pomodoro del suo nutrimento fondamentale, quindi molto importante anche questo tipo di operazione. Ma andiamo ora quindi a vedere nel timelapse la prima di queste operazioni che vi ho descritto, che è quella di vangatura. Quindi ora vi farò vedere appunto in un timelapse molto rapido quello che è la vangatura della mia superficie del mio orto.
Perché è importante questa fase? Questa fase è importante per, appunto, come dicevo nell'introduzione, per ribaltare il terreno, ovvero portare la parte più ricca di nutrienti, che è quella che sta sotto, diciamo in superficie, perché quella in superficie è stata utilizzata, in questo caso nel mio orto l'anno precedente, sempre per una coltivazione di pomodori, quindi i nutrienti necessari al pomodoro stesso, nelle fasi, negli strati più superficiali del terreno, sono meno presenti, insomma. Il time lapse che stiamo vedendo, quanto è durato in realtà? Mezz'ora mi dicono dalla regia. Pensavo peggio, ma fortunatamente ha piovuto su questo terreno nei giorni precedenti, quindi me l'ho un po' ammorbidito e non è stato troppo difficoltoso procedere alla sua vangatura completa. Finiamo qua, dai. Questo qua non mi piace. Oggi eravamo certi di fare questo video, visto il tempo? No, oggi in realtà davano temporale, quasi anche grandine, quindi non ero certo di andare a piantumare proprio oggi. Su questo terreno al massimo avrei tenuto le piante in stand-by, al coperto, per evitare la grandine, bagnate, però al coperto per ancora qualche giorno, non più di 2-3 giorni, però fino a trapiantarle. Soddisfatto? Sì, dai. A parte qui, vicino ai cosi, che sono andato un po' più easy, ma perché è troppo vicino ai pali. Vorrei farlo da qua, questo. Quindi tipo qua. Vedi che fatto, però. Tutto questo lavoro, di solito, quanto ti frutta per un anno di raccolta? Non saprei quantificare in chili, però si parla di chili di pomodori. Non saprei quantificare. Quest'anno dovrei pesarli ogni volta che li raccolgo. Ti so dire. Vabbè, ma indicativamente per una famiglia di 4 persone quanto ci mangi? No, vabbè, ti avanzano, ci devi regalarli. Nel periodo di piena, quando ne crescono tanti, con 30 piante devi iniziare a regalarne un po'. Quello di sicuro. Ma rispetto al supermercato? Dovrei allinearmi per i prezzi di adesso dei pomodori, quelli buoni però. Sicuramente questi non hanno pesticidi, conservanti, coloranti, tutte quelle cose lì. Non ci sono, quindi sono proprio naturali. Acqua di falda, neanche acqua potabile, acqua del pozzo. Bene, Fred, cosa ci racconti delle piantine alle tue spalle? Va via. C'era da fare. Bene, abbiamo proceduto quindi alla vangatura manuale dell'orto, ora procederemo invece alla fresatura con quella che è la fresatrice elettrica Inel, di cui vi parlavo prima e di cui vi lascerò il video in fondo a questo canale in descrizione. Quindi ora vi lascio al timelapse della fresatura. Ed è un bravo assistente, Brad. Brad, nuovo assistente, ha lavorato tanto in questa vangatura. E come vi dicevo prima, quindi abbiamo proceduto alla vangatura completa manuale dell'orto, ora procederemo a togliere quelle che sono le erbacce principali, quindi i fili d'erba eccetera, per evitare che si incastrino all'interno delle lame della fresatrice, quindi ad esempio questi ciuffi grossi come qua alle mie spalle, cose di questo tipo, andremo appunto a rimuoverle per evitare di dover pulire spesso le lame della fresatrice e andremo quindi a fresare con la mia fresatrice elettrica. Quindi vi lascio al prossimo timelapse.
Brad si lamenta che non sei veloce. Brad, vieni tu a farlo, tu sei più veloce. Bre. Lo faccio una volta sola quel lavoro qua, così poi... Cosa è successo? E no, che si è riempita di... Come mano? Cosa è successo? E ovviamente sono andato nella zona dell'edera, si è riempita di filamenti di edera e sono bloccate le lame, ma lo sapevo già che sarebbe successo, solo che speravo di fare una volta sola questa operazione. Tanto adesso ovviamente è scollegata dalla corrente, cosa molto importante prima di fare qualsiasi operazione, scollegare dall'elettricità e procedere poi alla pulizia. Metà è già quasi fatta. Dovrei metterla che sta su. Questo il motore non ha la frizione, si blocca, questo qua non gira più. Quale consiglio che daresti? Sì, di evitare di arrivare a questo punto e di farlo prima la pulizia magari. Quello sì, cioè io sono arrivato fino a farla bloccare, che non è il massimo della vita. Pronti per ricominciare? Yes! Buona, lo pulisco e poi tolgo, faccio il resto, che almeno non passo più da lì, che c'è, così poi finisco e la pulisco solo quando finisco. Vedi, così un attimo, per i 3 secondi, se invece la fai incastrare come prima, ciao.
una rastrellata e la devo livellare un attimo. Bene amici, come potete vedere qui sulla mia destra abbiamo il terreno appena vangato con la vanga appunto manuale, quindi lavoro di muscoli e braccia e gambe soprattutto, perché bisogna spingere con le gambe, ricordatevelo. Dopodiché l'abbiamo fresato con la nostra fresatrice elettrica, della quale vi ho già detto il video sarà nelle schermate finali. Dopodiché l'abbiamo rastrellato. Qui invece sulla mia sinistra, che sarà la vostra destra, vedete invece il terreno com'era, soltanto con la rimozione del telopacciamante, quindi molto compatto e assolutamente inadatto alla coltivazione di nuove colture, pomodori o altre colture in genere. Quindi seguitemi anche nella seconda parte del video. La prima parte del video finisce qua, perché nella seconda parte del video andremo a vedere invece la pacciamatura e poi la piantumazione delle piantine di pomodoro sul telopacciamante e anche il fissaggio appunto del telopacciamante stesso. Quindi restate connessi e seguitemi nella seconda parte del video. Un saluto a tutti dal Bivatti Tech Channel. Brad, saluta i cari amici di Albivatti Tech Channel. Brad, saluta i cari amici di Albivatti Tech Channel. Ciao, il cane. Brad, ciao Brad.